Buongiorno e buona giornata, direi buon fine settimana perché sappiamo dal venerdì inizio il percorso per arrivare al fine settimana. Nel video di oggi parliamo della sfida di Europa League, la semifinale per giungere poi al playoff tra il mio Milan e il Bodo Glimt. I rossoneri, devo dire. Pur senza Ibrahimovic e altre sei assenti, tra cui un paio importanti come lo stesso Zlatan Ibrahimovic, io questo lo dico a parte da tifoso, anche come amante del calcio. Nonostante non ho visto la gara, ma ho seguito, diciamo, su 7 gol la cronaca. Allora, posso dire che come era un po' da routine, visto che appunto con tante assenze, il fatto è che gli ospiti, questa squadra norvegese che gioca nella Serie A norvegese, Bodø Glimt, sicuramente, come dire, ieri non è andata a San Siro per fare la figura della bella statuina, anzi no, è da quando appunto sentivo in televisione, cioè a parte il vantaggio iniziale con Younger al 15°, ma se andiamo a vedere proprio nel profondo di questo Bodø Glimt, è una squadra abbastanza modesta. È vero, sicuramente ha molte più partite di campionato sulle gambe rispetto al Milan, che ovviamente dopo che è finita la stagione 2020, un pochino di pausa, poi le amichevoli pre-campionato. Comunque, un 3-2 per il Milan che vale il playoff e la sfida in Portogallo contro il Rio Ave, che ha superato ai rigori il Beşiktaş ad Istanbul in casa del Beşiktaş. È ad onor di cronaca, a parte appunto il vantaggio iniziale di Younger, un minuto dopo Çalhanoğlu ha rimesso la situazione in parità al 16°. Il giovane Colombo al 32° ha messo il punteggio sul 2-1 momentaneo. Nel secondo tempo, nel giro di 5-6 minuti, Çalhanoğlu segna il momentaneo 3-1 al 50°. Aug al 55° fa 3-2 e poi appunto tra la stanchezza e le forze che mancavano, il Bodø Glimt che ha spinto, questo bisogna dirlo, io quando bisogna dire le cose le devo dire. Milan che è stato, siamo stati graziati perché il Bodø Glimt poteva pareggiare proprio agli ultimi scampoli di partita con un errore madornale di un giocatore loro, quindi se la partita andava sul 3-3 chissà che cosa poteva succedere nei tempi supplementari. Non ci vuole nemmeno pensare, non ci vuole, mamma mia. Quindi, diciamo che seppur con tanta sofferenza, nonostante poi ovviamente gli ingressi per il Milan di Daniel Maldini, Krunic e Tonali e degli ospiti di Kondransen, Solbakken e Boniface, ma un Bodø Glimt che c'ha testa alta, un Milan che ovviamente deve cercare di. Non è facile perché ora domenica comunque c'è il campionato, il Crotone alle 18, che appunto è una trasferta insidiosa. Poi, come abbiamo detto, giovedì l'atto finale per raggiungere i gironi di Europa League in casa del Rio Ave è lì dove ora non sappiamo se queste sette assenze rimarranno tali o se verrà recuperato qualche giocatore, insomma, comunque
Anche questa per il Milan gli è andata bene, devo dire, però nella partita contro il Rio Ave sono sicuro ci sarà tanto da soffrire, perché i portoghesi, giocando in casa, ovviamente vorranno cercare di far loro la partita. Insomma, speriamo bene che comunque Ibrahimovic possa riprendersi quanto prima. Bene, per il video odierno è tutto, quindi rimando la linea nello studio, ribadendo: il Milan approda al playoff di UEFA Europa League, dove giocherà giovedì prossimo in casa del Rio Ave, battendo ieri a San Siro 3-2 il Bodo Glimt. Abbiamo detto per pochissimo la partita poteva andare sul 3-3 verso quasi il 90esimo, e diciamo c'è stata una grazia venuta dall'alto. Bene, grazie a voi tutti. Domani ovviamente l'appuntamento è con il nuovo video, che vi anticipo già sarà dedicato alla card, spero definitiva, di Clash of Champions, prossimo pay per view, evento speciale della WWE, di nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre. Quindi ci vediamo domani. Intanto qui a Trani, non so da voi chi vedrà il video, dove vivete, quindi buon voloso. Non sappiamo se c'è una sabbia oggi. Comunque, grazie a voi tutti. Noi ci vediamo domani per il nuovo video. Saluti, alla prossima. Di nuovo, buon fine settimana. Ciao.